Gentili telespettatori, buonasera, ben ritrovati qui con l'informazione sportiva di Caffè 24. Apriamo oggi parlando di calcio, parlando del calcio Padova. Oggi antivigilia di Padova Cesena, si giocherà venerdì alle ore 19 in anticipo allo stadio Euganeo. Non ci sarà tra i pali Luca Mazzoni, che come sapete ieri è stato squalificato per due turni dal giudice sportivo. In porta allora sia contro Cesena sia anche contro la Ternana martedì prossimo serata. Ci sarà Timo Tinocchi, il secondo portiere, che oggi abbiamo intervistato a Bressè. Andiamo a sentire cosa ci ha detto. Ma quando sono arrivato la situazione non era molto molto più complicata. Già anche con l'arrivo del Miss Serena si sono visti molti miglioramenti. È chiaro che dopo 6-7 mesi con un certo trend, cambiare drasticamente la situazione non è facile, ci sono stati miglioramenti, ci sono tuttora, però non è facile. Noi ce la mettiamo tutta perché più di questo, sai, poi a parole siete tutti bravi, poi bisogna dimostrarlo sul campo. Più di dire che cerchiamo di dare il massimo per noi, per la città, per la società, più di questo c'è poco da dire. Negli ultimi tempi avete fatto fatica quando eravate chiamati alla, tra virgolette, ultima spiaggia in casa. Penso alla Regina, penso per metà al Modena, sicuramente al Bari. Come ti spieghi questa situazione? In teoria dovrebbe essere il contrario, dovreste soffrire di più in trasferta e riuscire un po' meglio davanti al vostro pubblico. Sinceramente, la motivazione, ecco, ce ne potrebbero essere 2000, tutte possono essere giuste, tutte possono essere sbagliate. Una risposta certa non so dartela. Questa è un'altra, ora abbiamo il Cesena, un'altra riprova, vediamo un po'. Può essere, secondo te, dovuto anche al fatto che forse in casa, visto che c'è sicuramente più gente dal punto di vista proprio del tifo del Padova, spesso e volentieri questo sia più orientato contro la società che non a favore della squadra? Ma ai nostri tifosi, ecco, bisogna fare solo complimenti perché alla fine ci hanno sempre sostenuto. Pur di questo non so che dobbiamo chiedergli. In spogliatoio si sta parlando, insomma, come state definendo questa squalifica di Mazzoni, voi che siete i suoi compagni e che eravate in campo e che avete assistito a quello che è successo? Come un'ingiustizia oppure no? Tra gli animi erano belli riscaldati. E il fatto è che comunque sia la situazione che abbiamo, la sconfitta che abbiamo ricevuto a Crotone, poi le offese, comunque sia insulti da parte della panchina, così ho sentito, comunque sia uno stadio anche contro di noi, a volte uno anche difficilmente riesce a trattenersi. Quindi devo dire, ci sta. Ti viene chiesto di fare queste due partite, probabilmente le due partite che decideranno le sorti del Padova verso il finale di stagione. Come ti senti? Cioè, come ti senti pronto psicologicamente? No, certo, io anche durante gli allenamenti in questi mesi in cui non ho giocato ho sempre cercato di dare il massimo. E ora mi metto a disposizione della squadra, della causa. Spero di far bene insieme ai compagni, ecco, di portare la squadra, insomma, a traguardi che merita. Non ti pesa il fatto che sia due partite da dentro o fuori? No, ma al massimo non stimolo più. Ti ho detto, qualsiasi squadra sia benvenuta in qualsiasi situazione, poi io, avendo giocato anche poco, io potrei mettermi in mostra. Quindi questo basta. Lasciamo per un attimo il calcio, andiamo a parlare di rugby al microfono di Giacomo Borile, andiamo a sentire il coach del Petrarca, Petrarca che viene dalla bella vittoria dello scorso weekend e che vede con un po' più di ottimismo la corsa ai playoff. Andiamo a sentire. Andrea, innanzitutto ti chiedo cosa si prova a vincere Derby con Rovigo partendo da sfavoriti in una giornata come il Veneto Derby Day. Beh, sicuramente è una grande soddisfazione, ma indipendentemente da partire favoriti o sfavoriti, quando vinci un derby, insomma, è già un qualcosa di speciale. Vincerlo e questo ti garantisce ancora la possibilità di centrare il playoff, ha un sapore ancora più speciale, ecco, ma sapevamo le difficoltà della partita.
però sapevamo altrettanto quali erano le nostre qualità e la volontà di ottenere il risultato, e siamo riusciti a fare questo. Sicuramente vi dà grande morale per l'ultima sfida contro il Calvisano, che sarà difficilissima. Ma esattamente come hai detto tu, sarà una sfida difficile, perché dobbiamo recuperare sicuramente le energie mentali. Abbiamo speso molto in queste settimane qua e nella partita del derby, e non essendo ancora i giochi fatti ci troviamo nella situazione di dover veramente andare a Calvisano a fare la guerra e cercare di fare più punti possibili, e solo con un Petrarca modello Derby Day possiamo pensare di raggiungere il nostro obiettivo. Quindi sarà questa la partita che deciderà la stagione? È sicuramente questa, anche perché non voglio aspettare i risultati di Mogliano Viadana, perché voglio arrivarci a playoff, perché ce lo meritiamo noi, non perché qualcuno ci fa un regalo. Non ci penserete quindi all'eventuale vittoria del Mogliano? No, assolutamente no, anche perché spero che in un certo senso ci sia una grande, come si può dire, un grande fair play dal punto di vista del gioco, prima tra di noi, a noi Calvisano, e poi Mogliano e Vedana, e poi chi vince, chi va ai playoff se lo deve meritare sul campo. E sempre a proposito di rugby, facciamo un salto da Padova a Treviso, perché ci sono ottime notizie per quel che riguarda la Benetton. Allora ancora Giacomo Borile ci spiega tutto, andiamo a vedere. Ci hanno messo più del previsto, ma finalmente c'è l'accordo e ci sono le firme sui documenti. Il Benetton Treviso parteciperà per i prossimi 4 anni al campionato di Pro 12 e assieme alle Zebre formerà la pattuglia italiana. Benetton Treviso e FIR hanno diramato un comunicato congiunto in cui annunciano l'accordo. La Federazione Italiana Rugby e Benetton Treviso informano di aver raggiunto un accordo quadriennale per la partecipazione della società veneta alla competizione attualmente nota come Rabo Direct Pro 12. Il presidente della FIR, Alfredo Gavazzi, a seguito della sottoscrizione dell'accordo, dice di aver sempre ritenuto Benetton Treviso un patrimonio del rugby italiano e per questo rafforza tutto il sistema del bel paese. La competitività della squadra nazionale infatti va di pari passo con quella della Benetton Treviso e delle Zebre in Europa. Per i trevigiani però sarà anche la settimana che deciderà le sorti della squadra in ottica futura. Arrivare all'ultimo posto e chiudere nel peggiore dei modi una stagione che aveva tante aspettative, o rialzare la testa proprio nell'ultimo turno e garantirsi un posto nella European Champions Cup, che l'anno prossimo andrà a sostituire l'attuale Heineken Cup, la massima competizione europea per club, alla quale potrà partecipare una sola squadra fra Treviso e Parma, quella con la miglior posizione in classifica. Attualmente sono entrambe ferme a 29 punti, ma con le Zebre in vantaggio per differenza mete. La sfida di sabato contro la pericolante Newport Dragons deciderà quindi il futuro dei Leoni, comunque certi di partecipare per i prossimi 4 anni al campionato di Pro 12. In chiusura abbandoniamo il rugby, torniamo al calcio questa volta femminile. Allora andiamo a vedere com'è andata nell'ultimo weekend per la GSM Verona, nel prossimo servizio. A 3 giorni dalla sfortunata trasferta sarda sul campo delle campionesse d'Italia, le ragazze di AGSM Verona tornano tra le mura amiche di Via Sogare per affrontare il fanalino di coda scalese. Torna nell'11 titolare Marta Mason, spazio anche al portiere Bianchi, alle giovani Marconi e Belfanti in difesa. Le gialloblu partono subito in attacco e passano in vantaggio al 9° minuto con Marta Mason, che raccoglie l'assist di capitan Gabbiadini e insacca. Arriva subito anche il raddoppio sugli sviluppi di un calcio d'angolo, irrompe Cecilia Salvai che incorna a rete, sfera deviata anche da un difensore. Il monologo veronese prosegue con il palo interno colto da Silvia Toselli, con il pallone che attraversa tutta la linea di porta ma non entra. Gol numero 3 rinviato solamente di un minuto, perché la corrente Federica Di Criscio viene atterrata in area da Baldi. Calcio di rigore trasformato con freddezza dalla solita Gabbiadini. Bomber del Verona e della Nazionale che si ripete andando a deviare il pallone in rete con un tocco da biliardo su un cross dalla sinistra. Gloria anche per la svedese Carson, che in tuffo di testa va ad insaccare il perfetto cross pennellato da Veronica Napoli. Prima del riposo c'è tempo per la tripletta di capitan Gabbiadini. La bionda scaligera si fa respingere la conclusione dall'ottima Durante, che nulla può sulla ribattuta a rete della numero 8. Nella ripresa, dopo un altro paio di occasioni per le gialloblu, arriva a sorpresa il gol della bandiera per le toscane, con Panicucci che sfrutta l'indecisione di Bianchi. Il portiere scaligero battezza fuori il pallone, che invece coglie un doppio palo e si infila in porta.
AGSM Verona riprende a macinare gioco e confeziona altri due gol in altrettanti minuti. Il primo è con proprietà tra Gabbiadini, che calibra il diagonale, e la neoentrata Gelmetti. La stessa Martina Gelmetti mette dentro la rete numero 8 con una bella conclusione che non lascia scampo a Durante. Doppietta anche per Marta Mason, che da dentro l'area calibra il diagonale imprendibile per la numero 1 toscana. Il festival del gol continua con la giovane Carlotta Baldo, che dal limite mette la sfera sotto la traversa. Al 28esimo Stefani Hockström entra in campo, ma a sorpresa non tra i pali ma in attacco, e il portiere svedese trasforma in gol il primo pallone toccato. È l'11esimo sigillo che chiude la goleada gialloblu sulla malcapitata scalese. Domenica le veronesi chiuderanno il campionato sul campo della corazzata Tavagnacco. Questo era l'ultimo servizio di questa sera e vi do appuntamento naturalmente a domani, soprattutto con le dichiarazioni di Michele Serena alla vigilia di Padova-Cesena. Vi ringrazio per averci seguito e vi do appuntamento alle prossime strisce informative qui su Caffè 24. Grazie e arrivederci.